Ciao a tutti ragazzi e bentornati per un altro video sul canale Ai Caterpie. Quest'oggi andiamo a vedere uno dei mazzi che ha fatto più successo in assoluto nell'ultimo internazionale di Melbourne. Una lista molto simile a quella con cui Isaiah ha vinto addirittura l'internazionale. Potete ovviamente aver capito, è Zapdos Jirachi. Ma prima, sigla. Dunque, questa è la lista dello Zapdos Jirachi di cui vi parlavo. Non è la lista di Isaiah, è sostanzialmente la lista di Schultz e altri campioni come lui che hanno giocato questo mazzo all'internazionale. Una lista che personalmente preferisco tra le due versioni. Diciamo che, non so, lo possiamo chiamare lo Zapdos Jirachi Rainbow Version, proprio perché sfrutta le rainbow per usare altri attaccanti. Ma andiamo a vedere subito di cosa stiamo parlando. Zapdos, uno dei Pokémon più famosi di Team Up, quando dalla panchina diventa il tuo Pokémon attivo questo turno, l'attacco fa 10 più 70. Il brutto è che non è affetto da debolezza, per cui nel Mirror avrete comunque bisogno dell'Electro Power per fare il KO. Jirachi è la carta assolutamente più forte del formato. Fatete conto che rispetto all'inizio, che già pensavamo che 10 buste in pubblica fosse alto, adesso il valore è addirittura raddoppiato. Per cui Stellar Wish, se è attivo, puoi guardare le prime 5 carte del tuo mazzo e prenderti in mano una trainer che vuoi. Dopodiché ti addormenti, però grazie all'escape board non è più un problema, in quanto puoi ritirare anche se sei addormentato. 1-1 Zebstrika, una carta molto utile che dà consistenza a questo mazzo, non sempre necessaria, perché comunque il mazzo è molto forte già di suo, però molto spesso salva da situazioni incrinate, per cui buono. Principalmente l'attaccante è Zapdos, che con gli Electro Power che aumentano il danno di 30 e con le Choice che aumentano a loro volta il danno di 30 contro gli X e con le Shrine che mettono un danno tra gli X e GX tra i turni, in generale fa dei danni interessanti. Ci sono tuttavia altri Pokémon nel mazzo che aiutano a finire la partita. Questi Pokémon sono Buzzwole. Se l'avversario ha esattamente 4 premi rimanente, questo attacco fa 90 danni in più. Perché questa carta è molto forte? Perché nel mazzo, a parte il Coco GX, che a meno che non ci partite non vorrete mai mettere giù, l'avversario sarà sempre costretto a fare un premio alla volta, quindi arriverà per forza a 4 premi. Per cui questa carta, soprattutto in generale, è molto forte, più che altro perché con la Beast Energy si ritrova a fare 30 danni in più, per cui tra Beast Energy e Choice arriva a farne anche tipo 180 in un turno, che non sono assolutamente male. Però è molto utile perché mette KO in un colpo gli Zoroark o altri bestioni che normalmente con energia Zapdos non riuscirebbe a tirare giù. Secondo Pokémon particolare è il Nihilego, che con il Night Cap dice: puoi usare questo attacco solo se l'avversario ha 2 premi rimanenti. Scegli uno degli attacchi dei Pokémon in gioco dell'avversario e usalo. Anche i GX, dato che l'unico GX che abbiamo è quello del Coco, avere l'opportunità di fare un grande attacco con soltanto un'energia non è affatto male. Sempre per lo stesso discorso del fatto che l'avversario arriverà per forza a 2 premi, per cui entrambi potremo usarli nella partita. In generale la partita come si sviluppa? Zapdos cerchi di fare i primi KO all'inizio. Nel momento in cui l'avversario arriva ad avere 4 premi, Buzzwole per i KO. Nel momento in cui l'avversario, tu hai soltanto 2 premi rimanenti, puoi fare il KO con il Coco sfruttando il GX. Coco cosa dice? Quando entra in gioco puoi prendere quante energie elettro vuoi assegnate agli altri Pokémon e darle a lui, dopodiché metterlo attivo. 50 per il numero di energie assegnate a tutti i Pokémon dell'avversario. Questo è il suo GX. Non ci interessa particolarmente lo Sky High Claw, quanto più invece il GX, perché è quello che ci servirà per fare il danno grosso in questo mazzo. Tapu Koko GX, Tapu Koko Prisma invece, oltre a salvarci eventualmente l'energia qualora non l'avessimo allo Zapdos, serve proprio per permettere al Koko GX di fare l'attacco, perché quando è in panchina puoi scartarlo e quindi rimuoverlo dal gioco perché è un prisma, prendere 2 energie elettro agli scarti e assegnarle a 2 Pokémon in panchina. È una carta fortissima che è usata per ora soltanto nei mazzi elettro, ma non dubito che in futuro si troveranno anche tanti e vari utilizzi per questa carta, perché è davvero molto molto forte. Dulcis in fundo Lapsol. Lapsol è una carta che abbiamo visto non così spesso nell'internazionale, ma sono sicuro che è una carta che vedremo usata molto molto di più. Perché? Perché di per sé la carta non è chissà cosa. Ha un attacco mediocre, il potere dice ai Pokémon dell'avversario base ritira una in più, ma
in questo formato in cui Giracci la fa da padrone, avere un Absol in panchina ti permette di dare fastidio tantissimo al gioco dell'avversario, soprattutto nel Mirror o in tanti matchup in cui il Giracci è una carta straordinariamente usata, per cui ce la teniamo da parte perché è molto molto forte. Energie, la Beast come già visto, la Rainbow Energy 4 perché allo Zapdos fa comunque comodo averla, ma avere l'opportunità di attaccare anche con Bazooka Nilego è comodo. E addirittura 5 Electro, proprio perché non vogliamo mancare l'opportunità di attaccare. In questo mazzo, oltre all'Electro Power, come abbiamo visto, per aumentare il danno usiamo la Choice e le Shrine. Dopodiché, un Escape Rope, tre Switch e due Escape Board. Sono le carte che servono per avere sempre la possibilità di fare avanti e indietro. Quindi, qualora magicamente lo Zapdos sopravvivesse, noi vogliamo farlo sparire col Zapdos. Per cui, l'Escape Board tendenzialmente la assegneremo al Giracci, perché è lui che serve averle. Dopodiché, Switch e Escape Rope per far quadrare i conti in base all'attacco. Nest Ball e Ultra Ball per andare a prendere i Pokémon. Dopodiché doppia Rescue Stretch. Abbiamo tre Zapdos per cui recuperarli insieme all'Absol e all'eventuale Zebstrika non fa male. Raramente andremo a prendere i Giracci perché ne abbiamo quattro, per cui anche se vanno KO quelli, pace amen. Due Cinzia, quattro Guzma, quattro Lili, un Voltinage. Perché quattro Guzma? Capirete da soli che un mazzo che ha sempre bisogno di andare aggressivo sui singoli premi dell'avversario e che ha bisogno di scambiare in continuazione l'attivo, il Guzma è la carta perfetta perché fa entrambe le cose, fa scambiare il nostro e ci fa prendere il suo. Per cui quattro premi non poteva assolutamente mancare nel mazzo. E un Volkner molto figo, soprattutto all'inizio, per prendere un'energia elettro e un addestramento item. Un item che generalmente potrà essere o l'Electro Power se ci serve subito il KO, o l'Escape Board per far sparire subito il Giracci. Per cui il Volkner al primo turno non è male, o comunque averlo per prendere quella item precisa al momento giusto fa particolarmente comodo. Dunque, la lista del mazzo bene o male è questa. È uno dei mazzi che mi ha colpito di più in positivo dell'internazionale, nonostante non abbia vinto questa versione, ma una versione simile, ed è sicuramente uno di quelli che più mi aspetto di vedere al prossimo torneo di Cannes, perché il mazzo merita davvero tanto. È anche il mazzo che ha vinto l'ultima Cup di Genova questo weekend, per cui davvero davvero molto forte. Adesso andiamo a vedere come funziona con qualche bella partita. Dunque, andiamo adesso a vedere come funziona questo Zapdos Giracci con qualche bella partita. Mi aspetto di beccare parecchi mirror, sinceramente, in giro, per il semplice fatto che sta giustamente bene contro parecchie cose in formato. Però vediamo, vediamo. Dunque, vabbè, non è una mano bruttissima. Aspetta, mette giù l'Absol, magari contro il mio avversario non serve. Tanto inizio io. Lost March. Lost March, Lost March. Mi interessa che ritiri uno in più. No, non così tanto. Preferisco scartarlo. Giracci. Metto giù Giracci, metto giù Coco. Questo può essere ritirato e Lili? Lili oppure nulla, vanno bene entrambe. Vanno assolutamente bene entrambe, tanto cioè, non è che volevo pescare qualcosa al primo turno. So bene che quattro Lili sono poche da giocare. Oh, che pazienza ci vuole con sto gioco. Triplo Hoppip, sicuramente non fa mai male. 1, 2, 3. Energia davanti. Energia davanti brutta. Vabbè che io non ho niente però. Stellar Wish. Adesso Lily arriva. Gioco Electro Power perché tanto contro di lui non mi serviranno a nulla, serve anche debolezza, per cui Lili alla ricerca di un Pokémon. Ho trovato la zebra, non era esattamente il Pokémon che avevo chiesto per Natale. Vediamo.
Tanto se non trovo il Pokémon, queste sono tutte carte che devo scartare con la zebra, per cui... Ok, un Pokémon l'abbiamo trovato. Escape Rope, mandami davanti chi vuoi. Non l'avrei mai detto. Energia davanti. Beh, sprint. Scartiamo pure questa Rainbow, vediamo cosa viene fuori. Questa possiamo metterla, non serve nemmeno a lui. E KO. Dunque, ho preso il primo KO. In questa partita potrebbe essere sia sufficiente che fondamentale. Per cui vediamo, ho due giraci comunque. Vediamo cosa ne viene fuori. Lost Blender scarta un Jumpluff. Vediamo un po', ne ha 3 fuori, 4 col Trambic, ha usato il Marshadow per spezzarmi la mano, mi ha fatto quasi un favore con la Nesbol. Un altro Trambic che va a 100, vediamo se riesce a trovare lo Skiplum, anche la Sinz, decisamente non una brutta mano. E Communication per l'ultimo che gli serve per il KO, bella. Dunque, skateboard per attaccarmi di Jumpluff. Ci sta. Dunque, metto davanti i giraci. Nestball. Prendo sicuramente Zapdos. Dopodiché, vediamo. Vediamo cosa si prende i giraci intanto, va. Tante belle carte. Però tra tutte skateboard mi piace particolarmente. Questa la posso dare qui. Almeno evitiamo di buttare via energie ad minchia. Switch. Chiamo davanti i giraci e vado con il secondo Stellar Witch. Perché sono tentato dal Guzma? Perché potrei mettere KO Ranguru. Però uno non basta di Zapdos, ne servono due. Per cui no, prendo una Choice. Perché una Choice? Non mi serve a niente? Esatto, la prendo principalmente per quello, perché sono carte che voglio buttare. Electro Power, Rescue... Prendo 3. Rimetto 2 nel mazzo, tanto con lo sprint sono tranquillo. Ok, va bene. Ritiro, mando avanti Zapdos. Prendiamoci il KO che ci spetta, che tanto siamo avanti di 1 per ora, va? Dunque, Cinzia. Vediamo, Oppip. Thank you.
Bello, interessante. La nuova versione di Lost March che invece di approfittare degli Emolga, approfitta del Jirachi per una maggiore consistenza. Ci sta assolutamente. Nel momento in cui aumenti anche. Se, certo, devi giocare con gli skateboard. Qui non so sinceramente dove abbia trovato lo spazio sia per le skateboard che per le choice. Provo. Dunque, io punto sempre ai suoi attaccanti. Ovviamente. Dunque, Giraci. Questo Electro Power mi cambia. Vediamo se c'è il Buzzwole. Sì. C'è il Buzzwole, preferisco prendere lui. Perché? Perché il mio avversario ha 4 premi. Per cui se non lo sfrutto adesso questo Buzzwole non lo sfrutto più. Per cui sfruttiamo questo Buzzwole, va. Ritiro, mando avanti lui. Sono danni. Se non altro è un Pokémon in più che ho da tirar fuori, no? Per cui non male. Allora, il mio è un mazzo molto consistente, con il Jirachi anche quello del mio avversario lo è. Qua è il discorso però è che io ho fatto il primo premio, per cui sono abbastanza tranquillo tra il Jirachi e lo Zebstrika di avere sempre almeno un Pokémon e un'energia per attaccare. Quindi... Se tutto va come deve andare io continuerò ad avere... L'attaccante ogni turno, mentre il mio avversario non è detto che li abbia sempre, contando che Finitinato e Jampraff magari non li abbia più. Comunque, stiamo a vedere. Dunque, Giraci. Beast. Vediamo. Vediamo cosa prendo con Giraci, va. Dunque, niente di veramente utile. Posso sfruttare il Volkner per andare a prendere una barella. Gli attaccanti ne ho ancora. Uno, due e tre che recupero col Buzzwole. Quindi diciamo che è un po' tutto quello che voglio. Non prendo l'energia. Perché non prendo l'energia? Per il semplice fatto che... Io, il mio attaccante a questo turno è il Buzzwole. Metto un escape board anche al Jirachi. Metto Absol così evitiamo che lui continui a giocare quello che vuole. Zebstrika. Scarto due carte che non mi servono davvero. Ne prendo invece alcune che mi piacciono di più. Ritiro, mando avanti Buzzwole e sono 30 più 30 di Beast. 60 bastano per il KO. Mi porto in vantaggio di un premio e ho la Nest Ball e l'energia per attaccare anche al turno dopo. Vediamo, lui ha già fuori 3 energie, vabbè, non sono tante, dai. Ah, gioca anche le Adventure Bag. Caspita. Ah, lui giustamente non è uscito col Jirachi, perché? Perché il mio Absol fa sì che lui non possa praticamente più usare il Jirachi. Absol è una di quelle carte che è usata moltissimo adesso, proprio per contrastare i Jirachi avversari. Motivo per cui forse giocare il Jirachi in Lost March non è la cosa migliore che uno possa fare. Dunque, esco di Giraci.
Nesbol, vado a prendere lo Zapdos. Energia. Choice. Stellar Wish. Prendo la Ultra. Perché la Ultra? Perché è la carta che mi serve per fare il KO al prossimo turno. Quindi, GG. L'energia ce l'ho grazie al Coco. GG, buona la prima. E questa è vinta. Lost Marsh purtroppo adesso non è più una scelta che mi ha minimamente un senso. Perché? Perché innanzitutto, come avete potuto vedere, perde la partita contro Zapdos perché più delle volte fa sempre il primo premio. E in secondo luogo, contro Malamar, la partita è un disastro perché grazie al GX di Eluta Necrozma ti fa... Ah, in questo turno farebbe 4 premi praticamente. Per cui... No, male male. Prendo lo Zapdos. Coco Prisma, assegno due energie. Eventualmente avrei avuto comunque anche il KO con la zebra, se proprio doveva servire. Va bene, buona, buona la prima. Andiamo a vedere cos'altro ci offre l'online adesso. Verosimilmente un Ultra Necroz, ma quel tipo in colore non saprei. Quel tipo in colore mi lascia un po' così. Dunque, non inizio io. Si può cercare di sfruttare comunque al meglio questa cosa. Sperando di poter attaccare il primo turno. Ecco, boh, la partenza di Coco non è esattamente quella che una chiesta per Natale. Però, c'è un però. Abbiamo comunque l'attacco il turno per uno. Ok, siamo contro un Dawnblade. Penso, vedendo le carte che ha il mio avversario. Sì, peschiamo una carta. Abbiamo anche lo Zapdos. Yes. No, non è un Dawnblade. Questo omorino ha un Magnemite. Metal Googles? Googles. Ok, un altro Pokémon ce l'ha. Io preferisco fare KO il Magnemite, sinceramente. Una, due. Nesbol. Sicuramente Girachi. Abbiamo comunque anche la zebra da sfruttare, no? Per cui... Ma contando che io comunque Girachi non lo farò questo turno, prendo la zebra. Abbiamo già la Ultra Ball in mano. Ah, lo switch avrei potuto usarlo, sicuramente. Avrei pescato una carta in più. Allora, non abbiamo il KO, perché le Google gli dà 90 di vita. Vabbè, pazienza. Non ho pescato neanche un elettrocoso, in effetti. Electropower. Mi aspetto che abbia degli Absol, dei Giraci, per cui vado a prendere anche l'Absol. Già, rimane a 10 di vita. Male male. Vabbè, chissà che magari ci siamo settati il KO in due colpi, dai. La speranza che non è proprio la carta in meno che ho pescato per colpa dello Switch, ovviamente. Lele, ci piace Lele, perché ci piace Lele? Per il semplice fatto che tra la Shrine eccetera, Lele è un premio facilissimo, per cui ottimo. Se poi lui è costretto a giocare Lele per fare Sinse, vuol dire che proprio quelle 5 carte, quelle 6 carte che ha pescato erano orribili. Dunque, ci toglie di nuovo la stadio. Swain.
Switch. Manda avanti un angulo. Un'altra energia al Magnemite. Vai, il Magnemite è sicuramente la prima cosa che cerco di andare a prendere, per cui... Guzma. Chiamo davanti il Magnemite. Vediamo cosa ci dice lo Stellar Wish. Uno lo prendiamo, chissà che può sempre servire, va. Non vorrei scartare subito queste. Vediamo cosa succede nei prossimi turni. Prima abbiamo preso skateboard. Ottimo, ottimo escapeboard. Detto anche skateboard dagli amici. È ottimo perché? Perché almeno non dobbiamo sprecare uno switch per ritirare il giraccio ogni volta. LOL. Vabbè, Zapdos è un mazzo molto molto veloce, difficile da contrastare, soprattutto per un mazzo come un eventuale Magneton che avrebbe bisogno di tanto tempo per settarsi. Va bene. Questa è andata decisamente via più veloce, vediamo cosa ci offre la terza partita. Poke con un mazzo fata. Figo il mazzo fata. Sì, inizio io. Non fate l'errore di far iniziare l'avversario. Non ha mai senso. Non benissimo. Vediamo che cosa ha da darci il nostro avversario. Carta è pressoché inutilizzabile. Non mi dispiacerebbe trovare una Ultra Ball in modo da sbarazzarmi di qualcuna di queste. Va bene. Quindi il mio avversario ha altri Pokémon in mano. Vediamo se li mette giù o meno. Magari ha un bellissimo Lele che a me farebbe un sacco piacere che lui mettesse giù. No. Diglett! Che cosa carina. Dunque, sono costretto a fare Stellar Wish prima. Niente che poi. Boh, il mio avversario concede al primo turno. Ok, vabbè. Vabbè, questa decisamente non conta. No, non per altro, per il semplice fatto che non è successo niente. Vabbè, allora, Dugtrio non è esattamente la cosa migliore che possa essere giocata adesso. Per il semplice fatto che 60 di vita vuol dire che stai giocando contro Ultra Necrozma e il tuo avversario fa tipo 6 premi in un turno, una cosa del genere, no? Quindi boh, male male. Unholy Knight. Ho visto anche del fuoco dentro. No. Vabbè, allora, iniziare sempre meglio, ok? Ma con un'ottima mano, che ovviamente non è questa, anche non iniziare può essere quasi decente. Vediamo. Slugma. Ok. Vabbè, Slugma va giù da Zapdos. Vediamo se... Garbodor. Quindi ho come il sentore di essere contro tipo un Buzzwole, Garbodor, Weavile, Shrine. Sì, esatto. Va bene, buono a sapersi. Choice Band. Fammi una lida 8 il primo turno. No, silenzio. Ah, boh, no, sai com'è? Io non ho nulla. Chissà che magari il mio avversario può mettere fuori il mondo all'inizio.
Io devo stare attento, vorrei riuscire a giocare questa partita dando al mio avversario quante meno trainer possibili o avendo sempre il KO da dargli. In questo momento sono messo male con entrambe, però un'energia non aiuta. Quindi vediamo. Nesbol. Preferisco prendere il KO al T1. E vedere cosa succede. Ritiro, mando avanti Zapdos. Faccio il KO. Supporter. Lili, potevi anche venire su prima, eh? Dacci tua. Dunque, mi dà un Buzzwole. C'ho anche resistenza, di per sé non mi aspetto mi faccia grandi danni. Devo stare attento ad avere invece quanti più Pokémon con abilità in gioco, perché questo Weavile potrebbe dare fastidio. Dunque, si mette i danni. Judge! Vabbè. Vabbè, ci sta. Wow. Wow. Ari wow. Dieci danni. Tanta roba. Counter energy per il KO. Gli basta zero teste perché col Diancie era KO comunque. Buono, vabbè, lui non. Cioè, ha preso il KO con un'ottima counter. Invece io non ho pescato niente in quattro carte. Niente, non importa il mazzo che gioco. Non importa il mazzo che si gioca comunque. Comunque il gioco vedrà di darti il meno possibile ogni volta. Ok, mamma mia. Perché ho passato? Perché voglio che il mio avversario prenda questo premio. Almeno io dopo ne ho uno da dare. Lui ce l'ha anche di rimando, ma proprio, raga, malissimo. Malissimo proprio. Un judge che mi ha completamente devastato. Sì, allora, abbiamo avuto una pessima partenza. Poi pescare 4 energie di fila non aiuta. Ovviamente 4 giraci ci sono nel mazzo. Uno spera di beccarne quanti più possibili prima possibile, no? Di per sé questo non è un matchup negativo perché a parità di settaggio noi dovremmo essere in grado di fare sempre il KO mentre lui a un certo punto non è così scontato che ce l'abbia, soprattutto all'inizio. Vabbè. Sledgehammer, faccio il KO. Niente. Comunque, mi ha dato 4 energie di fila. Cioè, fammi notare che il mazzo mi ha dato 4 energie di fila. E questo mazzo non ne gioca neanche tante. Stanno, non so, 10 energie. Ok, 11 al massimo. Però. Vai, questa partita è finita. GG. GG, allora, niente, lui, il mio avversario mi attaccava e era finita. Peccato, peccato davvero. Poteva andare decisamente meglio, anche perché peggio la vedevo difficile. Davvero difficile. Vediamo. Poglio piglio con un mazzo fatto di tanti tipi diversi. Guardate che quando vedo il buio e l'acqua. Allora, acqua e folletto sono sicuramente il Ninetales. Una carta che da quando è arrivato il Girachi non si vede decisamente più in giro così spesso. Il buio potrebbe essere Zoroark o qualcosa di peggio, per cui
Stiamo a vedere. Perdo il lancio di moneta. Vediamo se riesco almeno a partire di girarci. Dio mio. Wow. Ah, io lo ripeto sempre, più che altro perché queste cose imbarazzanti mi succedono con ogni mazzo. Non. Oddio. Cos'è quello Swampert Control? Wow, vabbè. E niente, non fate l'eroe di pensare che queste cose succedono anche in real, ok? In real raramente succede di pescare in maniera così imbarazzante. Ok, va bene. Non capisco in tutta sincerità il senso dello Swampert Control, più che altro perché, per quanto ok tu possa pescare e fare sableye, ma ha comunque 60 di vita questo tesorino. Per cui boh. Il mio avversario mi ha fatto Skullgrunt il primo turno, mi ha scartato due elettro, io ringrazio, perché posso recuperarle con il Tapu, più che altro perché, indipendentemente dai Tapu alto, io non ho nulla. Guarda, la cosa più spaventosa che può farmi è 20. Ok. Ho uno Zapdos, non ho come ritirare l'Absol davanti. Per cui passo. Sono abbastanza sicuro che il mio avversario giochi parecchie energie e parecchi modi di scartare le energie, per cui non sono così entusiasta di scartare subito, di assegnare quella rainbow, per cui me ne sto buono buono al mio posto e aspetto di vedere che succede. Ok, tira fuori un altro Swampert. Sono perplesso. È la cosa più strana che ho visto di recente, sì, assolutamente. Ah no, certo, non posso giocarlo il Kuzma. Ok. Power draw, ok, cioè, sicuramente il mio avversario sta pescando e anche tanto. Mi sfugge al momento dove si vuole arrivare. Cioè, come vai a vincere la partita? È quello che non capisco. Ok, al Ninetales ce l'ho arrivato. Ottimo, non penso di avere la minima intenzione di andare a prendere nel mazzo il Buzzwole. Più che altro perché ritira due e non attacca se non con delle speciali, per cui. Un altro Mudkip. Ok, continuando a pescare in questo modo rischio di finire il mazzo. E Limitation. Ok. Assegno la mia energia e passo. Ultra Ball. Oranguru per andare a recuperare il tutto.
Quello che mi sfugge ancora è se lui abbia un motore di scartaggio di energie, oltre allo Skull Grunt. Ah, ok, sì. Sì, ed è fatto di plumeri, a Judge. Che mazzo interessante. Tra l'altro, cioè, ci terrei a farvi notare che se il mio avversario avesse iniziato subito a farmi tipo 20, questa partita l'avrei già persa perché non ho nulla. Proprio nulla. Ho pescato di nuovo 3 energie di fila. Scatta, pesca 3. Boh, tipo in 3 turni ha pescato tipo 40 carte dal mazzo. Skull Grunt, perfetto. Limitation. Beh, buono. Effettivamente il terzo Electropower era quello di cui sentivo la necessità. Ok, Gladion. Quindi, che avversario ha? È quello che viene chiamato Swampert Control. Mi vedete con la faccia stupita perché non. Perché mi sfugge un attimino il senso. Riuscire ad attaccare con lo Swampert. Recupera 3. Ma guarda, in questa partita poteva anche iniziare a farlo 10 minuti fa. Tanto io non avrei fatto nulla. Power draw. Sei carte nel mazzo, vediamo se continua con la limitation o se inizierà ad attaccare. Palpad. Plumeria e Skullgrunt. Limitation. Giustamente perché non è riuscito a mettere giù un altro swamp. Vabbè. Un'altra choice era comunque quello che avevo chiesto. Cioè, se voi prendete il mazzo, ok, e lo mischiate bene, fate quelle che vengono chiamate pilette, quindi separando le carte una per una, io vi assicuro che nelle prime 12 carte non ci saranno 3 energie, 3 electropower e 2 choice. Ok, cioè, per sé questa cosa è assurda e imbarazzante allo stesso modo. Ok, posso usare il supporto, il mio unico supporto è un Guzma di relativa utilità. Timer Ball, doppia croce. Non che in realtà gli serva qualcosa. Ok, Acerola per riprendere in mano Sableye. E nulla. Capò.
Wow, ho trovato una Nest Ball. È fatta. È fatta. Si vola. Che cosa imbarazzante. Cioè, qui. Cioè, questo significa che nelle prime 25 carte non avevo una supporta di pescaggio, raga. Wow. Gladion. Non aveva momentaneamente modo di ritirarlo. Giraci. Sia skateboard che Lily. Vediamo, Lily pescherei. Vabbè, un po' li pescherei, eh. Ma io sai che ho di qui cosa? Sono 110. Li uso tutti e tre. Ma sì. Una. Due. E tre. Questa la metto qua e mi faccio una bella Lily da 6, va. Ale. Fiducia number one al mazzo. Capò. Ci sono voluti solo 3 Electro Power per fare un KO. Ci sta. Lo metto con questo Swampert, fa 100 danni. E giustamente esce di Oranguru. Giustamente esce di Oranguru perché altrimenti gli avrei chiamato davanti io. Energia. Martello. Un altro Anguru, questo cos'è il terzo? No, l'ha ripreso con la Rescue. Dunque, Resource Management. Mudkip, Palpad e Switch. Switch, manda avanti Jirachi. La wish. Ovviamente è la prima volta che mi trovo contro qualcosa di simile, no? Per cui sto anch'io un attimino cercando di improvvisare al meglio. Via, è uscito con Swampert. Non mi fa il KO. Strana mossa. Dunque, ottimo per la zebra.
Giraci. Prendo nuovamente lo switch. Sledgehammer, prendo il cappò. Perché ho preso il cappò su questo Ranguru? Perché l'altro ha 110 di vita, quindi è comunque a portata di Electro Power. E avendo usato così tante carte del mazzo all'inizio, si è esposto parecchio lui. E una Stammer. Ci sta. Questo puzzle è quasi inutilizzato. Skullgrunt. Non ho energie in mano, mi spiace. Però sono pronto a farti capo a questo Ranguru. Ha messo giù un Mudkip. Quel Mudkip è pappa. Con Guzma, è soltanto uno di Guzma rimasto. Resource Management. Io ho ancora sia il GX che il Coco Prisma, eh. Ok. Ecco il Coco. Switch, mando avanti i Giraci. Ritiro, mando avanti Zapdos. Questo la tengo, può servire. Questo è un KO che non voglio perdere. Buono, faccio il KO. Raga, ridendo e scherzando, sono a due premi. Teniamola questa cosa, no? Allora, devo sperare che lui metta in campo un'altra energia, altrimenti il Tapu Koko non fa il KO. Plumeria? Perché fammi Plumeria quando attaccandomi mi avrebbe fatto comunque scadere l'energia? Boh, senza senso. Fear Blower, spero su quelle dietro almeno. Ok. Fatto benissimo a tenere questo escape board. Dai, amico mio, stiamo un'altra energia. No, eh. Dunque, mando avanti il Giraci. Evolvo. Escape board. E boh, vediamo se trovo un Guzma. No, eh. Ah, c'è da dire che lui più di 80 non fa. A meno che non mette in campo la terza, allora in quel momento mi fa un macello.
Però tre candy sono... No. Tutte le candy sono via. Non può farlo. Ottimo. Una, e due. Tapu Koko. Diventa attivo, amico mio. Ultra Ball, scarto 2. Prendo un Girash. Mi tengo in mano l'Escape Rope perché lui potrebbe sempre farmi avanti Andrea. 50 per il numero di energia segnata a tutti i Pokémon dell'avversario. Questa vale una, purtroppo, per cui sono 3. Non mi servirebbe a niente. Preferisco fare così. È un peccato assolutamente, però purtroppo era il meglio che potevo fare. Anche perché sto finendo le energie. Countercatcher, mi chiamano avanti in Buzzwole. Spero che mi mandi avanti altro Swampert, sinceramente. Uno, due, tre, quattro, cinque, quindi io ho finito le energie, ho soltanto una beast. Pesca 3. Interessante. Pesca 3, interessante. No, pesca tutto. Pesca tutto il mazzo, vediamo se fa un Judge o qualcosa di simile. Oranguru. Acerola. No, niente Oranguru, preferisce fare Acerola. Ah, io ho ancora la Beast Energy nel mazzo. O nel mazzo o nei premi, ma a questo punto spero che sia nel mazzo. Vediamo cosa va a riprendere. Plumeria, giustamente. Allora, io ho le risorse straordinariamente contate. Ok. Queste tre energie resteranno lì. Allora, io cosa sto pensando? Sto pensando due cose. Che se ho la Beast, forse mi conviene tenerla per questo attacco. Posso usare uno degli attacchi dell'avversario se lui ha due premi e copio il Resource Management. Vediamo se c'è. C'è. E c'è anche il Guzma. C'è e c'è anche il Guzma. Per cui io adesso me la devo rischiare così. Escape Rope, cosa mi mandi? Mi manda sicuramente lo Swampert. Quindi io vado alla ricerca del Guzma questo turno.
Vediamo, faccio prima sprint. Con la speranza di non pescare adesso la beast. Ok. E con la speranza invece di pescare adesso il Guzma. Merda. Peccato, questo Guzma ci speravo. Ho un altro Jirachi però. Ho un altro Jirachi. Posso riprovarci. Vediamo, allora. Un Guzma adesso mi svolta la partita. Perché faccio il KO sul Marshtomp. Vediamo. Sì. Ok. Perché dico che mi svolta la partita? Perché lui adesso deve scegliere o mi scarta l'energia o fa altro. E io ho comunque la Beast Energy che mi serve per fare un eventuale Sledge Hammer su Capone Anguru o il Nilego. Per cui vediamo cosa sceglie di fare lui adesso. Se lui adesso non mi chiama davanti qualcuno, io ho vinto. Eccolo. Ok, ho vinto la partita. Mi ha chiamato davanti l'unico che non doveva chiamarmi davanti. GG. Well play. Sei un babbo. Se chiamava davanti chiunque altro, la partita era finita. Chiunque, perché non ho più energia per ritirare. Non sono neanche sicuro di avere altri modi per ritirare. Invece questo ha 120 di vita, vuol dire che la mia Beast Energy fa l'ultimo KO che rimane. Ottimo. Io altrimenti cosa avrei fatto? Non so se lui aspettava o se usciva a fare il KO a un certo punto. Penso che lui avrebbe aspettato e basta. Cioè, io personalmente avrei aspettato e basta altrimenti. Comunque, non c'è un reale motivo per mandare. Cioè, devi calcolarlo il rischio della beast. Lili, pesco. Sprint, pesco. Sei un babbo. Pum! Slash Dame, una bella martellata in testa per un KO e si va a battere anche il control. Anche il control andiamo a battere. Questo non ho visto niente. Non abbiamo visto niente tutta la partita con tipo 4 energie, 3 Electro Power, 2 Choice. Il mazzo ce l'ha messa, cioè, sto gioco ci ha messo di tutto per non farmi vincere sta partita. Ma non importa perché l'abbiamo vinta comunque, raga. Questa è la super prova di quanto sia forte questo mazzo e di come giustamente abbia fatto così bene all'ultimo internazionale di Melbourne e come abbia addirittura vinto con una lista simile questo internazionale. Spero che il mazzo vi sia piaciuto e spero che in tanti deciderete di provarlo perché è sicuramente uno dei mazzi più forti del formato, non c'è assolutamente dubbio su questo. Certo, i Giracci costano un pochettino adesso e gli Zapdos pure, però ne valgono assolutamente la pena. Spero che il video vi sia piaciuto, così fosse mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto per il prossimo video. Bella!